Ben ritrovati con una nuova edizione del nostro telegiornale. Apriamo da Cava dei Tirreni. Si è tenuta questa mattina a Palazzo di Città di Cava dei Tirreni la conferenza stampa di Azione, nel corso della quale è stato annunciato il rientro in maggioranza del partito. Ascoltiamo il coordinatore provinciale Gigi Casciello, il deputato Antonio D'Alessio e i consiglieri comunali Federico De Filippis e Franco Manzo. Azione torna in maggioranza qui al comune di Cava dei Tirreni, prevale il senso di responsabilità come è stato ribadito più volte in conferenza stampa. Non è un accordo politico, ancor meno in prospettiva su ciò che bisognerà poi fare da qui a un anno e mezzo, ma un gesto e un'assunzione di grande responsabilità da parte dei nostri consiglieri comunali De Filippis e Manzo, che con l'indicato assessore all'urbanistica, sarà ufficializzata lunedì la nomina, che è Santoro. Che si assume, Lorenzo Santoro si assume questa responsabilità importante anche in vista dello scioglimento del vincolo paesaggistico di Cava dei Tirreni. Nei confronti anche della costiera amalfitana, quindi questo vincolo che ha bloccato per tanti anni Cava. Solamente io da parlamentare, quando sono stato parlamentare, ho presentato credo non meno di due interrogazioni perché venisse tolto il vincolo paesaggistico. Siamo in dirittura d'arrivo su questo tema come su altri, e da questo punto di vista i nostri consiglieri comunali e il nostro assessore si assumono questa responsabilità di soccorso a Cava dei Tirreni, non all'amministrazione. Poi le varie polemiche su attacchi personali ad altri, lo abbiamo ricordate in conferenza stampa, ciascuno abbia la misura di sé, e noi l'abbiamo, tutti si, come dire, si ricompongano in un atto di in una presa di coscienza, di responsabilità, lo si fa per Cava dei Tirreni, lo si fa per la città, in politica non si fanno questioni personali, si fanno appunto questioni politiche e di assunzione di responsabilità. Azione l'ha fatto, i nostri consiglieri comunali l'hanno fatto, siamo certi che lo faranno tutti gli altri, così come lo ha fatto il sindaco Servalli. Momento della responsabilità, c'è uno spazio di agibilità, cioè la possibilità di collaborare effettivamente per un risveglio, una ripresa di Cava che è una città piena di problemi ma piena anche di grandi potenzialità. La nostra classe dirigente, questa dei nostri consiglieri comunali, ha fatto questa scelta che noi condividiamo perché innanzitutto il nostro partito rispetta molto le scelte fatte sul territorio dai nostri quadri dirigenti e dai nostri politici, che peraltro sono non solo bravi e qualificati, ma anche profondamente innamorati di Cava dei Tirreni, quindi l'hanno fatta in piena coscienza, intravedono dei margini per poter dare una mano in questa fase delicata alla città, quindi questo è il momento nel quale, diciamo, i capelli si possono stringere intorno a questa fine consiliatura, cercando appunto di realizzare quanto più possibile in un momento storico in cui tutte le amministrazioni comunali sono in grande difficoltà, soprattutto per i tagli che il governo ha fatto nei confronti del sud, per la verità. Il 4 gennaio eravamo in quest'aula e nel corso della conferenza stampa di quel giorno annunciavamo la fuoriuscita di Azione dalla maggioranza, motivando la fuoriuscita della maggioranza proprio in virtù del fatto che in quel momento, in quel dato momento, periodo storico, ritenevamo che l'amministrazione avesse necessità di una nuova linfa, di un cambiamento, comunque di un cambio di passo. Chiedemmo nel corso di quella conferenza stampa una rimodulazione delle deleghe, una maggiore responsabilità per i consiglieri comunali. Il sindaco ha seguito quelle che erano le nostre richieste. C'è stata la rimodulazione della giunta, una giunta che devo dire in questo momento sta lavorando bene, soprattutto in alcuni campi, e quindi ritengo di essere anche abbastanza soddisfatto di questa rimodulazione. E quindi, alla luce di questi atti posti in essere dal sindaco in modo concreto, alla luce di un confronto che abbiamo avuto con i nostri iscritti, abbiamo deciso che era arrivato il momento di riaffiancarci ai nostri colleghi consiglieri comunali della maggioranza per dare una mano nell'interesse della città. Credo che si può ancora fare un buon lavoro. Siamo proiettati a questo. Ritorniamo in maggioranza per sostenere la città più che l'amministrazione, per sostenere la città. È chiaro che il nostro impegno sull'amministrazione diventa fondamentale perché ci sono appuntamenti e a breve ci sarà un appuntamento periodico che è il controllo che la Corte dei Conti dovrà fare sul nostro piano di riequilibrio, e lì, come dire, la maggioranza dovrà ancora dimostrare una graniticità e una unità di intenti per portare avanti l'attività amministrativa. Amministrare una città è una cosa,
impegnativa ed è una cosa che senza la responsabilità non si può fare. Chi pensa che così con un atto di leggerezza possa essere consegnata una città come Cava dei Tirreni con la sua storia a un commissario di governo vuol dire che non vuole tanto il bene di questa città. E noi leggiamo e registriamo, analizziamo pulsioni di questo tipo, le riteniamo deleterie. L'amministrazione ha il compito di andare avanti per il mandato assegnato dai cittadini. Ha ancora cose da fare e deve andare avanti per il bene della città. Soddisfazione per il ritorno in maggioranza di Azione è stata espressa dal sindaco Vincenzo Servalli. Lunedì sarà ufficializzato l'ingresso in giunta dell'architetto Lorenzo Santoro, che avrà la delega all'urbanistica. È un risultato importante questa ricomposizione che ci consente di avere numeri in consiglio comunale per traguardare con serenità alla fine della consiliatura. Inoltre Azione fornisce un contributo importante con una figura di spessore tecnico notevole in giunta, con l'assessore all'urbanistica che lunedì formalizzerò la delega, l'architetto Lorenzo Santoro, che darà il suo contributo di esperienza e di competenza alla nostra città. In un clima di grande serenità io auspico che la maggioranza ritrovi quella serenità, ritrova quella volontà di stare insieme, quello spirito di comunità dalla quale siamo partiti, perché questo è l'interesse di Cava ed è l'unica cosa a cui noi dobbiamo guardare. L'obiettivo principale è quello di riconquistare una propria identità alla città, far riacquistare questa cosa importante, perché è un po' di tempo che ci si è un po' rilassati e molte decisioni sono state prese sulle teste dei cittadini di Cava. Quindi riacquistare la propria identità è fondamentale per tutti noi che viviamo a Cava. La propria identità che si riassume anche sui fattori urbanistici, sui fattori abitativi, sui fattori dei centri storici. Acquistare l'identità significa essere coscienti dei valori di questi centri e quindi di poter però aggiornarli in maniera adeguata alle esigenze sanitarie e altre esigenze e non mummificare il tutto. Come il territorio è stato mummificato e penalizzato, questo secondo me è stata la causa di un abusivismo che ha deciso tutto, ha deciso l'urbanistica della città. Non è possibile in questo andare avanti così, perché esistono strumenti, esistono professionalità che operano e che quindi bisogna seguire le leggi e bisogna seguire anche l'identità della città, la propria identità, che era un'identità con valori paesaggistici non indifferenti e con valori anche storici del costruito. Controlli straordinari dei carabinieri nel comprensorio costiero, sequestri di droga e sanzioni al codice della strada. I carabinieri della Compagnia di Amalfi, a conclusione di predisposti servizi settimanali finalizzati al contrasto e alla prevenzione dei reati connessi all'uso di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un servizio di controllo dinamico del territorio, con particolare attenzione alle zone costiere ad alta affluenza turistica. Questo servizio straordinario ha visto il coinvolgimento delle stazioni carabinieri locali, supportate dal nucleo operativo e radiomobile, nonché da pattuglie motociclistiche. L'operazione ha interessato i comuni di Maiori, Amalfi, Ravello, Positano e Tramonti e si è svolta su più giorni e in diverse fasce orarie. L'obiettivo primario è stato quello di garantire la sicurezza dei cittadini e dei turisti, intensificando i controlli nella circolazione stradale, in particolare nelle zone marittime e nei luoghi di villeggiatura più frequentati. Durante queste operazioni, i carabinieri hanno sequestrato significativi quantitativi di droga, in particolare hashish e marijuana. Sono stati segnalati 10 giovani assuntori di sostanze stupefacenti alla prefettura di Salerno per i provvedimenti amministrativi del caso. Inoltre un individuo è stato deferito all'autorità giudiziaria per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Infine sono state comminate numerose sanzioni per violazioni al codice della strada. Le infrazioni più comuni sono state il mancato uso delle cinture di sicurezza, del casco protettivo e l'uso del telefonino durante la guida, comportamenti pericolosi che compromettono
garantiscono la sicurezza stradale. Questa operazione, sotto il coordinamento dei carabinieri, rappresenta un'efficace attenzione verso i comportamenti illeciti, soprattutto in un periodo di alta affluenza turistica. L'impegno delle forze dell'ordine è fondamentale per garantire un'estate sicura e protetta, dove i residenti e visitatori possano godere del patrimonio naturale e culturale della costiera amalfitana senza alcun rischio. Tentato omicidio a Salerno. Arrestato un cittadino indiano dopo una violenta lite familiare. Nella giornata di ieri, 26 luglio, la Polizia di Stato ha eseguito un provvedimento di fermo nei confronti di un 26enne di origini indiane, accusato di tentato omicidio in seguito a un episodio di violenza avvenuto il 10 luglio. Vittima dell'aggressione è il cognato dell'indagato, un 22enne anch'egli cittadino indiano, che nella stessa sera si era recato al pronto soccorso dell'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno dopo aver riportato gravi ferite a causa dell'attacco. L'indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Salerno e condotta dalla squadra mobile, ha permesso di ricostruire i fatti attraverso l'analisi di filmati provenienti dalle telecamere di sorveglianza. Questi elementi hanno fornito un quadro chiaro sugli eventi di quella sera, portando all'emissione del provvedimento di fermo, e saranno considerati elementi indiziari a carico del cittadino, sottoposti nei termini processuali previsti alla convalida ad opera del giudice per le indagini preliminari. Secondo quanto emerso, l'accusa nei confronti dell'indagato è di aver tentato di uccidere il cognato dopo una lite scaturita da questioni economiche. L'uomo avrebbe inizialmente tentato di colpire il familiare con una pistola puntata al petto, ma i colpi non sono esplosi, probabilmente a causa di un inceppamento dell'arma. Ciò ha spinto l'aggressore a ricorrere a un kirpan, un pugnale tradizionale indiano. Durante il violento attacco, la vittima ha cercato di difendersi alzando un braccio, rischiando di subire una mutilazione quasi totale dell'arto, salvato solo grazie a un intervento chirurgico urgente eseguito presso l'ospedale Pellegrini di Napoli. Il fermo è stato motivato non solo dalla gravità delle accuse, ma anche dal rischio concreto che l'indagato potesse fuggire o ripetere la violenza nei confronti della vittima, che nel frattempo era stato dimesso dall'ospedale. Le indagini hanno inoltre escluso il coinvolgimento di un giovane tunisino, che aveva accompagnato la vittima in ospedale, confermando la sua estraneità ai fatti. Durante la perquisizione effettuata nei luoghi di residenza e lavoro del fermato, sono state ritrovate numerose armi bianche, incluso il kirpan presumibilmente utilizzato nell'aggressione. Queste prove rafforzano l'accusa e la posizione della procura. L'episodio getta una luce inquietante sulla violenza intrafamiliare e sottolinea l'importanza dell'intervento tempestivo da parte delle forze dell'ordine per prevenire situazioni che possano degenerare in tragedia. Presentato questa mattina al Palazzo di Città di Cava dei Tirreni il programma del 33° Festival delle Torri. Vediamo il servizio. Dal 2 al 5 agosto la musica, l'arte, il folklore e la danza del mondo si incontreranno a Cava dei Tirreni e Vitri sul Mare per la 33° edizione del Festival delle Torri. Le strade e le piazze delle città si animeranno dei colori e delle musiche dei nostri sbandieratori e degli ospiti stranieri provenienti dalla Bolivia, dal Cile e dalle Filippine. A tal proposito sentiamo Vincenzo Servalli, sindaco di Cava dei Tirreni, Vittorio Mendozzi, consigliere delegato al turismo del comune di Vietri sul Mare, Emanuela Argentino, presidente comitato permanente per l'organizzazione del Festival delle Torri, e Domenico Burza, presidente Ente Sbandieratori Cavensi, città di Cava dei Tirreni. Quanto è importante il Festival delle Torri per Cava, finanziato inoltre dall'Unione Europea? Beh, è un appuntamento di straordinaria rilevanza, perché contiene in sé alcuni messaggi che valgono sempre, ma che valgono forse oggi più che mai, che sono quelli dell'amicizia, della pace e della fratellanza tra i popoli. Ed è stato proprio questo messaggio che è contenuto nel Festival che mi ha portato qualche mese fa ad inserire nello statuto comunale l'iniziativa del Festival delle Torri come riconoscimento più alto che questa città può dare ad una manifestazione. Nel nostro statuto comunale c'è la festa patronale, la disfida dei trombonieri e quella che noi chiamiamo la festa del Monte Castello, quindi iniziative che parlano all'identità e alla storia di questa città. Abbiamo inserito il Festival delle Torri proprio per questa vocazione europea e con questo messaggio che contiene. Questo Festival delle Torri che si svolgerà in effetti anche a Vietri, la domanda che mi viene di porle è quindi quanto è importante questo festival appunto per Vietri sul Mare?
Molto importante perché consacra l'unione con Cava dei Tirreni, che c'è un'unione storica, e il festival si apre il 2 e si chiude il 5 agosto con un importante premio a Rodolfo Punzi, che è un premio alla carriera medica di Rodolfo, che è vietrese e che ha combattuto contro, diciamo, nel periodo del Covid, questa è una malattia del 2020, ed è importante premiarlo per noi. Ed è importante l'evento perché è un evento culturale, musicale e danzante, che si basa sulle culture, quelle sudamericane, di Bolivia e Cile, e quella delle Filippine. Quello che voglio chiedere riguarda uno dei temi fondamentali del Festival delle Torri, che è l'umanità e l'unione. Allora, siamo partiti da questo slogan e abbiamo ricercato tra coloro che rispecchiano appunto sentimenti di solidarietà e quindi umanità a Cava dei Tirreni, coloro che lo mettono in pratica, e ci siamo ritrovati a collaborare da sempre con il convento di San Francesco, e quindi abbiamo individuato loro che sono affiliati da pochi anni, sono riconosciuti come mensa dei poveri tra le 13 mense dei poveri d'Italia dell'Antoniano Onlus, e da questo abbiamo anche quindi individuato quello che è il premio Una Torre per la Pace, che conferiamo ogni anno ad un elemento di spicco che rispecchia appunto queste tematiche, e l'abbiamo trovato in padre Giampaolo Cavallo, che è appunto il direttore dell'Antoniano Onlus, nonché direttore dello Zecchino d'Oro che tutti conosciamo e che fornisce finanziamenti anche e soprattutto per solidarietà nei confronti delle categorie più disagiate. Il Festival delle Torri è anche finanziato dal Ministero della Cultura, e quindi è finanziato dall'Unione Europea, tant'è che ci ha dato la possibilità anche di digitalizzarlo. Infatti c'è un'app in via di costruzione che praticamente includerà tutto ciò che sono le attività inerenti gli sbandieratori cavensi, l'ente sbandieratori cavensi, e quindi anche e soprattutto il Festival delle Torri. Ed inoltre dobbiamo ringraziare tutti gli sponsor privati che ci danno quindi la possibilità di andare avanti e di far crescere sempre di più la nostra manifestazione. Io comincerei parlando dei gruppi che parteciperanno e della programmazione di questo Festival delle Torri, che è giunto alla sua 33esima edizione. Sì, quest'anno abbiamo ospiti a Cava dei Tirreni e Vieri sul Mare tre gruppi, avremo la Bolivia, il Cile e le Filippine, oltre agli sbandieratori cavensi che rappresentano l'Italia con i nostri ragazzi della scuola di bandiera Luigi Santoriello. Per quanto riguarda invece la programmazione, che si svolgerà in più giornate? Sì, praticamente partiamo il 2 agosto con una sfilata di benvenuto dei gruppi dal Corso Porticato. Sfileranno i gruppi di Bolivia e Filippine, faranno un po' di folklore per la nostra città. Giorno 3 agosto ci sarà la serata a Cava dei Tirreni con tutti i gruppi partecipanti a Piazza Abro. Il 4 agosto ci sarà il momento, diciamo, religioso, una funzione eucaristica con i balli e i canti dei gruppi ospiti, e poi il 5 agosto terminiamo con Vietri sul Mare. Proprio a Vietri sul Mare inoltre ci sarà un'importante premiazione. Sì, oltre a Vietri ci sarà anche a Cava poi il 3 agosto, premieremo a Cava l'Antoniano, ci sarà il presidente frate Giampaolo Cavalli, mentre a Vietri ci sarà un medico proprio vietrese che è stato in prima linea per il periodo Covid. Si è tenuto ieri sera presso il complesso di San Giovanni il terzo appuntamento con Aperae. L'evento, organizzato da Metellia Servizi per sensibilizzare sul corretto smaltimento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Terzo appuntamento ieri venerdì 26 luglio con Aperae, l'aperitivo più green dell'anno targato Metellia Servizi. Nella splendida cornice del complesso monumentale di San Giovanni a Cava dei Tirreni, l'attenzione è stata focalizzata sui RAE, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, e sul mondo dei digital devices ricondizionati, attraverso interviste, dimostrazioni tecniche, dirette e stories. Ospite della serata è stato Duccio Travaglini, co-founder del New Media Verticale Greencom, che si occupa di tematiche ambientali e conta ad oggi su una community di circa 40.000 utenti sui canali social.
Duccio, che è meglio conosciuto su Instagram come? Greencam. Noi siamo una media company che fa informazione e divulgazione sulle tematiche ambientali e climatiche. Io sono uno dei co-founder insieme a Ginevra e Simone. Da dove nasce l'esigenza appunto di parlare di ambiente e di sostenibilità sui social? Ah, guarda, allora noi sostanzialmente i tre soci fondatori di questa realtà siamo tutti e tre studenti, ex studenti di economia e politiche dell'ambiente, quindi conoscevamo molto le tematiche, conoscevamo molto i media, i giornalisti, gli influencer che parlavano di questi temi. E quello che di cui ci siamo resi conto è che spesso veniva fatta un'informazione, una divulgazione che secondo noi si portava dietro dei problemi, ovvero che immobilizzava invece che mobilitare, perché si utilizzavano approcci comunicativi eccessivamente catastrofisti, accusatori, e quindi noi abbiamo provato a dare un'alternativa, quindi provare a comunicare queste tematiche cercando però di mobilitare, quindi facendo leva sulle notizie positive, facendo un bel focus sulle soluzioni e non soltanto sui problemi, e quindi cercare di rendere un pochino più freschi queste tematiche, ma al tempo stesso credibili, attendibili, quindi basandosi sempre su dati scientifici, studi e quindi sulla scienza, sulla concretezza. Aperai ovviamente si concentra soprattutto sul rigenerare alcuni prodotti, in particolare appunto quelli elettrici ed elettronici. Perché appunto ti voglio chiedere, rigenerare e non cestinare, ecco. Certo, diciamo che secondo me il tema è molto ampio, no? Perché noi facciamo parte oggi, volente o nolente, di una economia, di un sistema economico basato sull'estrattivismo, quindi un sistema economico che estrae, consuma risorse come se queste risorse fossero illimitate, infinite, cosa che invece sappiamo benissimo così non è, e quindi c'è veramente necessità di provare a sviluppare, a fare una transizione verso un'economia rigenerativa che quindi mette al centro le comunità, che mette al centro l'ambiente, le persone e il futuro. La rigenerazione poi dei dispositivi elettronici è uno, no, delle tante vie che andrebbero prese, e sicuramente questo è un tema molto ampio, perché leggevamo un report poco tempo fa quando abbiamo fatto un contenuto proprio sui benefici del ricondizionato su Greencam, e secondo uno degli ultimi report delle Nazioni Unite su queste tematiche, si chiama Global E-Waste Monitor, nel 2019 abbiamo prodotto oltre 50 milioni di tonnellate di rifiuti elettronici ed elettrici, e nel 2030 si stima che arriveranno a 75 milioni, per intenderci è il peso di 15 milioni di elefanti. Quindi ecco, sicuramente c'è un grandissimo problema che va risolto secondo noi con due strade. La tecnologia è un cambio di paradigma, la tecnologia appunto andando a utilizzare appunto innovazione tecnologica, come ad esempio ciò che si fa con il ricondizionato per diminuire i rifiuti, quindi non sostanzialmente diminuire o privarci dell'uso di dispositivi elettronici, ma andando appunto a provare ad incidere sul problema. Ma secondo me ancora più importante è fare un passetto indietro: prima di sviluppare le innovazioni tecnologiche bisogna anche cambiare un paradigma, perché se abbiamo la tecnologia dalla nostra parte e c'è, ma le persone non iniziano a pensare che non si deve pensare di vivere in una economia lineare dove quindi si estrae, si consuma e si getta, è un po' problematico. Quindi secondo me, per diciamo riassumere, è molto importante la cultura, è molto importante la consapevolezza dei problemi e capire che si può sviluppare un nuovo sistema economico rigenerativo nel caso dei dispositivi elettronici, quindi ad esempio il ricondizionato, che è un esempio sicuramente efficiente ed efficace dal punto di vista ambientale ma anche economico. I partecipanti all'evento poi hanno avuto la possibilità di scoprire il processo di ricondizionamento e la nuova vita degli AE con i tecnici di Twist. Al termine dell'evento, ad ogni partecipante è stato consegnato un gadget a tema e un voucher, sconto del 20% sulla consumazione di un aperitivo presso uno dei 23 esercenti aderenti all'iniziativa. Aperae è un'iniziativa realizzata da Metelia Servizi, con la partecipazione attiva di gran parte del team della società partecipata. Aperae è un'iniziativa che coinvolge un poco tutti, e noi promuoviamo il recupero, il riciclo, perché siamo impegnati sul territorio già da diversi anni, non solo per quanto riguarda gli aperai, ma per quanto riguarda tutto il ciclo integrato dei rifiuti. E ci teniamo a dire che stiamo facendo un lavoro di squadra, siamo tutti uniti affinché questa iniziativa possa andare avanti e possa avere un buon esito.
Dopo la pausa agostana, gli appuntamenti di Aperae tornano a fine settembre. Sì, ce ne sono altri due in programma, uno il 6 settembre e un altro invece l'11 di ottobre. In particolare quest'ultimo abbiamo pensato di riservarlo agli studenti degli istituti di istruzione superiore del territorio, anche se in realtà il progetto ha avuto così successo che al di là di questi due appuntamenti stiamo immaginando poi di replicare questa formula proprio all'interno delle scuole del comune di Cava dei Terreni. Un ringraziamento anche agli esercenti commerciali che hanno aderito. In più, per 6 mesi in via sperimentale da maggio a ottobre, gli esercenti commerciali hanno in dotazione un piccolo contenitore per la raccolta dei RAE, per cui al di là di quelle che sono le serate di Aperae, chiunque abbia necessità di disfarsi di un R4, un RAE piccolino, un caricabatterie, un mouse o delle cuffiette, può, recandosi in questi esercenti locali, conferire in maniera corretta i propri piccoli RAE. Presentato al Giffoni Film Festival il nuovo cortometraggio del regista cavese Antonio Passaro. Presentato in anteprima al Giffoni Film Festival il cortometraggio di Antonio Passaro, giovane regista cavese con alle spalle già esperienze importanti nel cinema, come la partecipazione come assistente alla regia nell'Isola delle Rose di Sidney Sibilia. Il corto è stato girato con una troupe tecnica qualificata e con mezzi adeguati ad una produzione importante ed ha visto la partecipazione di un cast artistico eccezionale. Nunzia Schiano e Gigi Savoia, che hanno interpretato la coppia ormai avanti con l'età, Elena Starace e Gianluca Di Gennaro, che hanno invece interpretato la stessa coppia da giovane. L'anteprima c'è stata martedì 23 luglio al Giffoni Film Festival ed è stata molto, molto positiva. Ci sono stati sia parte della troupe che il cast che hanno assistito per la prima volta al cortometraggio, ne sono rimasti entusiasti, anche perché vedere un lavoro del genere sul grande schermo è comunque differente rispetto a vederlo sul piccolo schermo durante il montaggio, e anche a me devo dire ha dato un effetto molto, molto positivo. C'è stato un bel riscontro anche col pubblico che ha riso nei momenti divertenti del corto, perché ci sono dei piccoli momenti divertenti comunque in una tematica comunque piuttosto impegnativa come quella dell'Alzheimer, delle difficoltà della vita, e si è emozionata alla fine, che era un po' l'obiettivo che volevo centrare, ed è stato molto positivo perché hanno colto anche delle piccole sfaccettature del lavoro che c'è stato dietro, perché è stato un lavoro molto impegnativo. Abbiamo comunque ricreato un set e una troupe cinematografica molto di veri professionisti, anche il cast di veri professionisti, con Nunzia Schiano, Gigi Savoia, Elena Starace, Gianluca Di Gennaro, che hanno avuto un ottimo riscontro del risultato. E poi vabbè, il pubblico del Giffoni è un pubblico esperto, quindi è riuscito a cogliere appunto quelle minuzie, quei piccoli dettagli, e c'è stato un dibattito molto interessante che mi ha dato molta soddisfazione. Appuntamento a mezzogiorno di Antonio Passaro è una piacevole scoperta del Giffoni Film Festival, arrivata alla 54esima edizione, e riesce, nonostante voglio dire i dettami del product placement di una nota casa alimentare, a non essere stucchevole. Antonio, coadiuvato anche da una produzione importante, la Film Commission Campana, sostenuto dalla Regione Campania, e da due case produttrici, la Fantasy Wind di Mimmelia e la Tomato Production di Fabio Ferro, riesce a fare sì che ci sia un racconto che attenga alla memoria, ma che non sia per questo nostalgico e fine a se stesso. Il cast di notevole importanza, capitanato da Nunzia Schiano e da Gigi Savoia, ma anche coadiuvato da Gianluca Di Gennaro, Elena Starace, attori giovani ma consolidatissimi, riesce a riportare un tema anche di sentimenti senza buonismi e anche a far capire che per amore a volte si provano tutte le occasioni possibili. In effetti Antonio riesce anche a mostrarsi un vero e proprio allievo, ed è un complimento di Sidney Sibilia, perché c'è una ricerca degli ambienti e anche del recupero vintage di un certo passato, fatto in maniera gentile, garbata e anche con una qual certa originalità. Ci fermiamo adesso per una breve pausa.
Dopo 10 anni di esperienza nel mondo della comunicazione e della pubblicità, Cava Sviluppo Communication amplia i suoi servizi. Con il nostro team di professionisti affianchiamo la tua azienda dalla progettazione del brand e del logo. La seguiamo passo dopo passo nella comunicazione rivolta ai clienti. Creiamo il tuo sito internet e e-commerce per la vendita di prodotti online, ma progettiamo e realizziamo per te anche materiale pubblicitario come cataloghi, brochure e packaging del tuo prodotto. Uno dei nostri punti di forza è la produzione di format televisivi e radiofonici, video promozionali e spot pubblicitari. E ancora, creiamo contenuti e gestiamo le tue pagine social. Loro ci hanno già scelto. E tu cosa stai aspettando? Previsioni per oggi. Nel pomeriggio, sulle coste, cielo sereno o poco nuvoloso. In montagna, cielo sereno o poco nuvoloso. In serata, sulle coste, cielo sereno o poco nuvoloso. In montagna, cielo sereno o poco nuvoloso. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, cielo sereno o poco nuvoloso. In montagna, cielo sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio, sulle coste, cielo sereno o poco nuvoloso. In montagna, cielo sereno o poco nuvoloso. Torniamo in studio con lo sport calcio. Giuseppe Fella torna a essere un calciatore della Cavese. L'attaccante arriva dal Palermo. La Cavese ha coronato quello che era uno dei propri obiettivi di mercato maggiori, riportare in bianco-blu Giuseppe Fella. L'attaccante, classe 1993, è arrivato dal Palermo in prestito con obbligo di riscatto e si è già messo a disposizione del suo nuovo allenatore Raffaele Di Napoli. Oltre a costituire un'operazione simpatia per la Cavese, dato che Fella è stato nelle giovanili della società vecchia, dunque prima della cancellazione della società sportiva cavese dalla Serie C2 avvenuta nel 2011, è anche un movimento di mercato che alza parecchio il tasso tecnico della compagine metelliana. Fella ha infatti realizzato 62 gol negli ultimi 7 campionati, 6 dei quali trascorsi in C, ed è anche abbastanza avanti in condizione atletica per aver iniziato 2 settimane fa la preparazione con i palermitani. Poi non è partito per la Gran Bretagna con i rosanero, e quello è stato il segnale che il giocatore era in uscita. Per 2 stagioni Fella ha giocato nella Cavese prima squadra, segnando 24 reti dal 2017 al 2019, e a Cava si è fatto apprezzare per l'impegno dagli esigenti tifosi aquilotti, realizzando soprattutto nel primo anno dei grandi gol. Impiegato in tutti i ruoli dell'attacco, Fella ha fatto in alcune gare anche il centrocampista offensivo o la mezzala, ed è anche un giocatore di grande temperamento. Tra l'altro, la stessa Cavese, per fornire ai propri sostenitori un indizio social, nella notte tra venerdì e sabato aveva pubblicato sui propri canali ufficiali un video del gol realizzato da Fella al Taranto, valevole per i playoff. Per mister Di Napoli, Fella potrebbe essere utilizzato come seconda punta, oppure, nel caso il tecnico volesse impostare una partita più offensiva, farlo partire da posizione più arretrata, ma dietro ad altre 2 punte. Il calciatore ha quindi l'opportunità di riprendere un cammino che si era interrotto nell'estate 2019 col mancato prolungamento del contratto che era in scadenza. La società dell'epoca aveva avuto critiche per non aver trattenuto Fella, al quale non avrebbe fatto dispiacere restare a Cava, ma la proprietà attuale l'ha poi reingaggiato, incontrando molti attestati di stima. C'è da aspettarsi parecchia gente allo stadio per le partite della Cavese. E questo era il nostro ultimo servizio. Grazie per l'attenzione e arrivederci alla prossima edizione.